preghiera per la pace nella Repubblica Democratica del Congo. Ricordo che questa intenzione sarà particolarmente presente nella giornata di preghiera e digiuno che ho indetto per il 23 febbraio. Oggi sono presenti tante parrocchie italiane e tanti ragazzi del dopo Cresima, della professione di fede e del catechismo. Non mi è possibile nominare ogni gruppo, ma vi ringrazio a tutti per la vostra presenza. Grazie. E vi incoraggio a camminare con